Vedete qui un'operazione di primo livello, l'epidermide è tutta tolta anche a livello del gomito, l'avambraccio sulla superficie corporea, risulta questa escoriazione così lievemente gonfio l'arcata qui femorale, il grande profondo e il gomito. Ho un minimo di piacere, sì. Allora, Maurino, l'avete visto, memorizzate e dopo voterete. Sasha, te che c'hai? E io quando sono stato in partenza mi è andato via, mi sono schiacciato un dito sotto una roba. Ma rimane la Giulia, che anche la Giulia ce ne fa vedere tutti. Ah, sulle chiappe. Vai Giulia, dice, facci vedere le chiappe. Dai, facci vedere l'esplorazione. Giulia. Sulla fiducia il gomito. Avete visto la Giulia che forte esplorazione c'ha? No, via. Ci crediamo. C'è un picco, un basso. Ma ci crediamo. Da buon democristiano interrompo tutto, scusa. Qui c'è uno che fa tutto. Vabbè, insomma, io posso anche dire. Allora, avete visto, i candidati sono loro tre. Se il giudice premio Grattugio avalla la premiazione, partiamo col televoto, qui insomma con l'ovazione, l'applausometro. Va bene? Allora, te fai l'applausometro, ti guido io. Allora, applausi per Montelupo. Ci siamo, molto bene. E torniamo giù, tengo io. Applausi per il classificato, per il numero 2, Maurino. Vi ricordo, gamba bravo. Ma tutti male, ragazzi. Siamo a pari, dopo insomma, se fate mora cinese si vedrà. Premio, scusate, per la Giulia, terza classificata, non ci ho fatto io nulla, fate voi. Bene, interrompiamo tutto. Allora con una penna mi accingo a scrivere. C'è un pennarino lì, se me lo date. Cami. Dai, continua, che quella che sta filmando tutto ce la stiamo passando per nessuno. Grande Giulia, premio Grattugia d'oro. Il vincitore si distingue per le escoriazioni e traumi riportati durante l'impervia discesa, ma il suo cuore va ben oltre le ferite delle vili membra. Si vede che ha studiato, eh? Non ha soldi da spesi bene. Allora, rimane un ultimo premio, fatemi fare questo momento, ribadisco un po' democristiano, però dimmi a me, dai, vieni qua. Due parole, scusa, non ci si vede, va bene, a turno che cerchiamo di fare. Tutti i bimbi qui, fuori c'è i numerini. Dov'è la mia valletta? Come con il papa, insieme al loro pilota, dov'è l'indiano? Vieni. Se pensavi di sfuggire. Allora, voi vi diamo. Aspetta un attimo. Questa bandiera che si contrappone all'altra, giustamente. E quella verde, scusa. Questa verde qui, vabbè. Levate i soli dalle scuole, tutte queste cose qui. Allora. Vedi che aveva ragione la nonna. Sì, abbia pazienza, ma ci abbiamo una creatura qui in difesa. Fava 2, Fava 1 è arrivato. Vieni. È arrivato Fava 1. Hobbit, giro di qua. Teo. Allora, questi bambini con il loro carretto mitico, la comitiva, che sono arrivati ultimi ma primi in simpatia e tutto quanto qua. Si vede? Sì. Ci siamo? Io mi sarei. A Sanremo queste interruzioni qui non ci sono, date pazienza. Che succede? Aiuto, regia. Qualcuno che balli qui? Mandiamo la pubblicità? Ci siamo? Allora. È andato a fare i compiti. La velina non c'è. Allora, vincono tutti i bambini capitanati dall'indiano mitico Francesco il premio tartaruga. Il prossimo anno questo è solo per Francesco, puoi venire direttamente verso l'ora di pranzo, ti vogliamo bene comunque. Bellissima discesa da loro. Una parola per Francesco.
E il prossimo anno lo faccio di 4 metri e vorrei portare invece che 10, almeno 20 nei figlioli. Preparatevi! Cioè, quindi, te al limite. Infatti, mi preparerei. Ma noi ci siamo già preparati, che preparati te. Anzi, faccio uno da 4 metri, uno per me. Se almeno poi si guarda. Perfetto, ringraziamo ancora tutti loro per la presenza. Vi ringraziamo per la vostra colorita partecipazione. Siete simpaticissimi, vi vogliamo bene. Credo che la logistica adesso preveda ancora che facciate un po' quello che vi pare nei limiti della legge. Potete andare su all'Oliveto, dove comunque c'è un ambiente confortevole. L'oliva è un materiale, un legno che ti appacifica i sensi e dà benessere alla mente, allo spirito, alle membra. E ora c'è appunto la raccolta delle olive. No, la raccolta del pattume. Meno nobile ma sempre più utile comunque. Ringrazio ancora una volta Maurizio per questa organizzazione, la Clelia, la Giulia, tutti quanti hanno contribuito, la Chiara, Francesco, i giudici, Moreno, la figlia, tutti quanti. Tutti quanti per prima. Il dottor Lippi. E poi altre cose non ce ne sono, grazie a voi.